pensare alle proposte che abbiamo portato su questo tavolo. E quindi chiediamo... Abbiamo già avuto un incontro con il rettore qualche giorno fa, in cui gli abbiamo chiesto la creazione di una no tax area fino ai 30.000 euro di ISEE già per la seconda rata di quest'anno, la garanzia di esami di profitto in presenza già per la sessione estiva di quest'anno accademico e la creazione di protocolli certi per lo svolgimento della didattica quantomeno in modalità mista, con un sistema che vada al di là della situazione contingente e riesca a prevedere protocolli certi da subito. Il prossimo colloquio è previsto per il 4 maggio, abbiamo convocato questo presidio perché già oggi si svolgerà il Coreco, l'assemblea cioè dei rettori regionali, domani ci sarà il Senato accademico e il 30 il Consiglio d'amministrazione. Chiediamo quindi che il rettore ci ascolti da subito perché il 4 maggio sarà una data ormai inutile per prendere decisioni, visto che tutte le decisioni effettive saranno prese adesso. È chiaro che gli investimenti strutturali è quello che è ciò che è sempre stato chiesto e i nostri poli non sono dei poli sicuri. Investire sulle strutture da subito è l'unico modo per creare poli sicuri al di là della pandemia. La sicurezza non si esaurisce con il contagio, con il rischio di contagio, la sicurezza si ha con dei poli accessibili, delle università aperte e dei luoghi sicuri in cui poter davvero studiare.